Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 16 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Domenica indaffarato, più impegnato di un feriale? Sarà la gita in programma per domani o il viaggio di lavoro che vi attende lunedì con tutto già pronto in bell'ordine a farvi dormire male? Va così, che invece di prendervi la vostra giornata libera per fare tutto con calma, anche una semplice passeggiata, dedicate la giornata al guardaroba o al garage, alle faccende domestiche improrogabili o code al supermercato. Premio di consolazione, il giusto svago ve lo prenderete domani, oggi vi basta la soddisfazione di aver concluso tutto in fretta e bene. Unico problema, e non per tutti, il tono energetico, se siete esausti perdete entusiasmo e un calo di umore, effetto del passaggio lunare all'opposizione, minaccia di rovinarvi la serata, rimediate subito con un bagno rilassante e una cena sostanziosa. Situazioni negative potrebbero interessarvi fino a farvi perdere il controllo della situazione. Un uomo poco affidabile, a tratti libertino, ambiguo, senza valori o morale. Nella coppia ci potrebbero essere notevoli discordie, malintese e anche qualche infedeltà. Possibili tormenti per gelosie e tradimenti, sofferenza per inganni e slealtà. Fiducia mal ripagata e ostruzionismo da parte di superiori e parenti. Evitate assolutamente le scenate di gelosia, mettete al centro la fiducia e ragionate con la testa più che con il cuore. Alla fine vi accorgerete che avete fatto la cosa migliore. Ti andrà di fare cose insolite. Tenderai a essere insofferente. Avrai voglia di abbellire la tua casa, di renderla più accogliente. Compra dei fiori. Hai dalla tua alcuni pianeti, sfrutta al meglio una situazione che ti si presenterà presto. Oggi con il partner c'è profonda incomprensione, per i single invece sembra una giornata piatta e noiosa. Ma niente paura, la serata vi riserva qualche sorpresa e per qualcuno anche un incontro importante. È ora di fare una discreta pulizia nei social a cui partecipate, staccate un po' la spina, fate una valutazione delle vostre amicizie e considerate come, lentamente, questo vi sta proiettando fuori della realtà. È bene oggi fare buone azioni e aiutare persone che sapete indigenti o in difficoltà, non disperdete le vostre energie e usatele per donare un sorriso a qualcuno. Non fatevi illusioni riguardo un aiuto richiesto, forse siete stati troppo esigenti e adesso ne pagate le conseguenze. Oggi alcuni potrebbero perdere dati importanti lavorando al computer, fate molta attenzione a virus in agguato che potrebbero danneggiarvi il computer. Fissare il passato serve a poco se non traete i giusti insegnamenti e se, in conseguenza, non operate delle scelte precise. Iniziate con il fare una discreta pulizia nella vostra vita. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Fase da orso bruno, alla quale già caratterialmente non siete estranei. Non potete trovare le risposte a tutte le vostre domande in una sola giornata. Per cui quest'oggi, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non siate distratte e approssimative sul lavoro. Saturno nel segno a voi propizio dell'acquario vi fa tuffare in nuovi interessi culturali, frequentare librerie, visitare luoghi insoliti, la vostra vera passione. Il richiamo intellettuale e speculativo diventa per voi intensissimo specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Per molti di voi il benessere si misura nel conoscere nuova gente che vivifichi il vostro istinto sociale. Fate attenzione, però, a non trascurare i doveri familiari, il sole negativo, ospitato nel segno rigoroso della bilancia, può rendervi un po' troppo misurati, freddi o addirittura assenti, nel riscaldare il focolare domestico. Questo oroscopo vede per il vostro segno la possibilità di cambiare e di elevarvi come persona e anche come professionista. Il partner comprende i vostri impegni ma dovete imparare a gestire tutto in modo da dedicare il giusto tempo anche all'amore. Forse ci saranno giorni molto noiosi, nei quali non saprete bene come comportarvi per sconfiggere il tedio, ma oggi no. Oggi avrete a disposizione qualsiasi mezzo per fare sempre qualcosa di nuovo. Invece di restare a casa però, dovrete uscire e cercare di farvi coraggio,
altrimenti non sperimenterete nulla di tutto questo. Meglio lasciarsi andare a certe esperienze piuttosto che rimanere inermi di fronte alle opportunità. Domenica impegnativo, se avete lavoro da sbrigare cercherete di innestare la quarta per andare più veloci, ma attenti, presto e bene non stanno sempre insieme. Occhio anche al vento umido o alla pioggerellina, se nella vostra città oggi è giornata da ombrello, l'umidità fa in fretta a scatenarvi un raffreddore, nulla di grave, ma disagevole se per la giornata avevate altri programmi, come dare una mano a un amico che vi ha chiesto un supporto o attivarvi nel volontariato, cosa che fate di gran cuore senza troppi giri di parole. Faccia a faccia con il partner in serata, quando la bianca signora passa all'opposizione mettendovi alle strette, la vostra razionalità contro il suo romanticismo culmina in uno scontro, ognuno andrà avanti a pensarla e a comportarsi come preferisce. Amore ed Eros. Sono le noie della quotidianità a scuotere i sentimenti fino a farli traballare, portati per i grandi spazi e le grandi emozioni non reggete ai piccoli fastidi di ogni giorno, le bollette dimenticate, la coda al supermercato, nulla a che vedere con le passioni del cuore descritte dai poeti. Cari Capricorno, in questo periodo avete una grande capacità di relazionarvi con gli altri e spesso avete un ruolo da leader o siete un punto di riferimento all'interno del vostro gruppo. Non a caso vi piace stare con persone più grandi di voi o con maggiore esperienza da cui carpire segreti. La vostra possessività farà saltar fuori il peggio di voi. Cercate di essere meno aggressivi, soprattutto se siete single o se avete appena conosciuto una persona. Nascondete la vostra irascibilità. Ponete cura alle esigenze di chi vi vuol bene, carriera e lavoro rischiano di portarvi fuori dal raggio dell'affettività. Il vostro istinto di autoconservazione può rendervi infatti distratti e troppo concentrati su voi stessi. Urano in Toro riscalda la vostra alcova e vi aiuta a recuperare il terreno perduto. Lavoro e denaro? Al lavoro anche oggi, se vi tocca o quantomeno vi conviene. Ci sta anche una mini riunione tra soci, con la scusa di fare colazione insieme, si parla un po' di lavoro, poi si passa ai fatti personali, è chiacchierando che vengono in mente idee nuove, ci si incoraggia e ci si entusiasma a vicenda. Tempo libero speso in libreria, la cultura non bada al calendario. In un momento di difficoltà rivolgetevi a un collega più anziano ed esperto, senza mettere di mezzo il vostro orgoglio, perché non vi servirà in questa occasione. Dovete solo imparare, crescere e nulla più. Giornata illuminata dal munifico Nettuno, che vi promette l'arrivo di discreti introiti economici, provenienti dai frutti del vostro duro lavoro, specie se siete nati nell'ultima decade capricornina. Vi potrete poi orientare su un affare particolarmente redditizio, guidati dalla lucidità che un bel Urano, nel secondo segno dello zodiaco, settore degli investimenti, il Toro, vi invia. Benessere. Qualche disturbo di origine infiammatoria, a carico della trachea, dei bronchi o delle gengive, prima di arrivare all'antibiotico ricordatevi la potenza della propoli e degli oli essenziali, origano e timo i più efficaci. Oggi c'è un livello di frustrazione nell'aria che vorrete evitare. State lontano dalle tentazioni, come i dolci, tenendo la mente sulle responsabilità e gli obiettivi. Per lei, batti becco con la colf che cambia il posto agli oggetti, non trovare qualcosa all'ultimo minuto vi fa vedere rosso. Per lui, Snoopy e Lulu intrattatibili, se li sgridate soffiano e ringhiano, ricordate loro che il padrone siete voi. Colore delle emozioni, rosso-vermiglio. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.